Un atto vile e intimidatorio è stato definito da tutti così quanto accaduto all'architetto Marina Carrozzo la scorsa settimana, dirigente della ripartizione urbanistica del comune di Brindisi, che si è vista recapitare una busta con due proiettili accompagnati da un messaggio: calmati, sta a dar troppo fastidio. La notizia è stata resa nota nel pomeriggio di venerdì 7 maggio, riportata ad Antenna Sud, dalla sindaco Riccardo Rossi, che ha fortemente condannato quanto accaduto. Immediati anche gli attestati di solidarietà dal mondo politico e sociale della città. Il Partito Democratico scrive: quanto accaduto all'architetto Carrozzo si deve considerare un'aggressione a tutta la cittadinanza brindisina. Alessio Carbonella, presidente della commissione consigliare urbanistica, scrive: questi atti devono essere condannati senza indugio. In questi anni, in qualità di presidente della commissione urbanistica, ho avuto modo di apprezzare la dedizione, la preparazione e la correttezza nell'affrontare le svariate questioni dell'architetto Carrozzo. La conferenza dei capigruppo, che è stata convocata immediatamente dopo aver appreso la notizia, ha espresso solidarietà e vicinanza alla dottoressa Carrozzo per il vile gesto intimidatorio. È intervenuto anche il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, che afferma: sono certo che l'architetto Carrozzo non si farà condizionare da tale vile atto di violenza. Ed infine il gruppo consigliare Impegno per Brindisi esprime piena solidarietà e vicinanza, sia umana sia istituzionale, per il vigliacco atto intimidatorio. Siamo certi che l'architetto Carrozzo continuerà a svolgere il suo ruolo con impegno, con la determinazione e la responsabilità che l'hanno sempre contraddistinta.